E a proposito di scuola, slitta martedì prossimo la discussione in Senato sul progetto di riforma contenuto nel disegno di legge sostenuto dal governo. Intanto anche a Modena alcuni insegnanti hanno cominciato uno sciopero della fame a staffetta contro questo provvedimento. Francesca Galafassi. È in corso l'esamone, quello di maturità, che sta tenendo sui libri gli studenti italiani. Ce n'è un secondo parallelo, l'esame al DDL scuola, con la protesta di diversi docenti in sciopero della fame, arrivata da ieri anche a Modena. Mentre è di queste ore la decisione di far slittare la discussione in Senato a martedì prossimo, giorno in cui il governo potrebbe presentare un maxi emendamento chiedendo la fiducia, lo sciopero della fame a staffetta contro la riforma della buona scuola, che ha già toccato le piazze di Bologna e Ferrara, ha visto il passaggio simbolico del testimone a Modena, con la consegna del libro rosso che rappresenterebbe il dissenso verso il modello di scuola che propone il governo. Questa mattina, sotto il portico del collegio, la mobilitazione di docenti e sindacalisti. Sciopero della fame perché noi ci teniamo a difendere la scuola della Costituzione, la scuola pubblica per noi è importante. Noi lavoriamo con gli studenti e pensiamo che abbiano il diritto di poter pensare alla costruzione di un futuro adeguato alle loro possibilità. In questo paese l'ascensore sociale è fermo da troppo tempo e il diritto allo studio praticamente nel DDL Buona Scuola non compare, non è giusto. Com'è possibile far credere agli italiani che i problemi della scuola si risolvono dando maggiori poteri al preside che può scegliersi gli insegnanti? Ecco, si creeranno scuole di serie A e di serie B e soprattutto si mette in crisi l'idea della libertà di insegnamento.